con la firma, con la sua firma, la firma classica, conosciuta sotto la Costituzione, in cui firmò così. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione. Saluto il Presidente della Repubblica, saluto Sua Eminenza, saluto la Presidente del Parlamento Europeo, il Presidente della Corte Costituzionale, il Vicepresidente del Senato, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il Presidente della Fondazione De Gasperi, le autorità, i relatori, i familiari del Presidente Alcide De Gasperi e tutti gli ospiti. La Camera dei Deputati rende omaggio alla memoria di Alcide De Gasperi nel 70° anniversario della sua morte. De Gasperi è stato uno dei padri fondatori della Repubblica Italiana. Signor Presidente della Repubblica, autorità tutte, signore e signori, la vita riserva da sempre delle sorprese. Da adolescente leggevo con gusto i libri di Giovannino Guareschi e mi chiedevo come mai due galantuomini, lo stesso Guareschi e Alcide De Gasperi, che in ruoli differenti ma egualmente importanti erano stati i protagonisti della vittoria alle elezioni politiche del 1948, poi a distanza di pochi anni si fossero ritrovati l'uno parte offesa di un giudizio che aveva condotto l'altro in carcere. Signor Presidente della Repubblica, la Fondazione De Gasperi è onorata di celebrare alla sua presenza l'evento principale dell'anno De Gasperiano, il programma di iniziative promosso dalla nostra Fondazione in occasione dei 70 anni dalla scomparsa di Alcide De Gasperi, avvenuta il 19 agosto del 1954. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Camera dei Deputati, signor Sottosegretario, signor Presidente della Fondazione De Gasperi, illustri ospiti, oggi onoriamo l'eredità di chi, come me, ha creduto nel progetto europeo ben prima di avere la responsabilità di servire come Presidente del Parlamento europeo. Sono lieta di essere qui con voi, nella prestigiosa cornice della Camera dei Deputati italiana, per commemorare il 70° anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi.
Mi è stato chiesto dalla Fondazione una riflessione sul rapporto tra Alcide De Gasperi e il suo partito, la Democrazia Cristiana. Il 19 marzo del 1943 un gruppo di esponenti cattolici, tra cui De Gasperi, si riunì a Roma nella casa di Giuseppe Spataro per approvare le idee ricostruttive della Democrazia Cristiana, il documento costitutivo del nuovo partito. Signor Presidente della Repubblica, la sua presenza è un grande onore e attesta soprattutto la grandissima funzione che ha svolto Alcide De Gasperi nella costruzione della nostra Repubblica e della nostra Europa. Signori Presidenti, miei cari amici, l'onore che mi fate a chiamarmi a presiedere la conferenza parlamentare europea a Parigi mi tocca vivamente. Voglio vedervi soprattutto una manifestazione della vostra amicizia e ve ne ringrazio. Le nostre riunioni sono liberi incontri, colloqui fra le varie tendenze, le varie nazionalità, un foro nel quale possono confrontarsi pareri diversi, ma tutti ugualmente animati dalla preoccupazione del bene comune delle nostre patrie europee, della nostra patria europea.